Buongiorno, buongiorno a tutti. Come promesso, oggi vedremo insieme una parte, ovviamente, di come realizzare un dipinto su pasta di zucchero. Questa era tela, invece faremo su pasta di zucchero, facendovi vedere nello specifico quali pennelli userò e come li andrò ad utilizzare. Ecco qua, io come potete vedere mi sono già stesa la pasta di zucchero perché sennò ovviamente come al solito abbiamo troppi tempi morti. Quindi che cosa useremo oggi? Oltre ovviamente alla pasta di zucchero, le nostre tempere alimentari. In Facciano. questo vi consiglio di procurarvi un piattino di plastica, comunque un qualcosa su cui poter miscelare i colori e una bacinella con un pochino di acqua. Allora, la prima cosa dalla quale partiamo è sicuramente il tronco. Quindi, per fare il tronco, ovviamente il tronco di Di che piano. colore? Innanzitutto uno stuzzicadente, lo abbiamo. Ok. Ci prendiamo un po' di rosso, quindi potete miscelare i nostri colori. Ho pensato di farvelo vedere direttamente. Poi ci prendiamo un po' di tempera gialla e mettiamo anch'essa sul piattino. Poi ci prendiamo un po' di verde. Ok, a questo punto ho fatto un guaio, nel senso che ho messo il tappo del rosso nel verde, ma ce ne facciamo una ragione, come sempre. lo so, adesso vi faccio vedere tutto, Poi un po' di tempera nera, che non fa mai male. Ciao Anna Rosa, un bacione. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo un pennellino a punta piatta angolare, in questo caso misura 2, e prendiamo un po' di rosso, un po' di giallo e creiamo praticamente un arancione. A questo andiamo ad aggiungere un po' di verde. Vedete che sta venendo un verde oliva. Aggiungiamo ancora del rosso fino, eccolo qua, a ottenere il marrone. A questo punto ci mettiamo sulla nostra, chiamiamola così, tela. Aspettate che sposto l'acqua prima di fare un guaio e andiamo a creare il tronco. Quindi ogni tanto inumidiamo il pennello in acqua solo per rendere la tempera un pochino più scorrevole, diciamo così. E usando il pennello, vedete come lo sto usando, di piano, andiamo a creare il tronco. Così. Se vogliamo scurire un po' il marrone, perché dobbiamo sempre partire dallo scuro per andare poi a schiarire, prendiamo un po' di nero, ok? E lo mischiamo al marrone che abbiamo appena ottenuto. Dopodiché ripassiamo, soprattutto partendo dal basso, così. Ok. In questo modo. Adesso, usando invece il pennello di taglio, andiamo a crearci i rami più sottili. Quindi possiamo partire di piatto e poi spostarci di taglio. Così, vedete come mi sposto dal taglio, dal piatto al taglio, no? Se
Se avete un po' di tremarella per fare i rami va benissimo. Ok, quindi dal taglio al piatto, così. Poi così e andiamo giù di piatto e poi di taglio. Ok, ripassiamo. Vedete come le tempere coprono immediatamente. Continuiamo a creare i rami. Ok, ci prendiamo un po' di giallo, così, lo andiamo a mischiare e andiamo a creare una nuance un po' più chiara, in questo modo. Ok, ci creiamo un po' delle vie di mezzo, no? Così. Una volta fatto questo, sempre con il pennellino andiamo a tamponare per creare dei giochi di luce, così. Andiamo qua, ok. In questo caso tampono, non porto via, ok? E pian piano schiariamo sempre di più, ovviamente col giallo, cioè col giallo e il marrone, ecco, ok? Così. Una volta che abbiamo fatto questo, anzi prima ci mettiamo anche un po' di verde, perché ci andiamo a creare una nuance come se fosse tipo muschio, va bene? Quindi creiamo questo giallino, questo verdino, e ripassiamo di nuovo sempre tamponando sulle zone del tronco, così. Andiamo a fare l'erba. In tantissimi mi avete chiesto cosa serviva questo fantastico bellissimo pennello. Sto per svelarvi questo stupendo arcano. Allora, cosa facciamo? Prendiamo questo pennello, prendiamo il verde e andiamo a picchiettare così. Puliamo per levare l'eccesso, ok? E partendo dal basso andiamo a muovere il pennello in questo modo. Ovviamente le pennellate potranno essere più lunghe o più corte, a seconda del tipo di effetto che volete ottenere. Dopodiché inumidite un po' il pennello, come sempre, e andiamo a rendere la tempera un pochino più fluida, così. Ripassiamo nel verde, inumidiamo di nuovo il pennello e saliamo, così. È di una semplicità allucinante, vedete? Senza inumidire il pennello andiamo sopra il tronco. Perché senza inumidire il pennello? Perché in questo modo la tempera è più carica e mi va a coprire il marrone sottostante. Se volete possiamo anche andarci poi di taglio, anche in questo caso, per creare dei vedete? Eccomi. Ok. Adesso cosa facciamo? Mischiamo il verde con il giallo, come abbiamo fatto prima, creando una nuance più chiara. Allo stesso modo ripassiamo di nuovo sopra, così. Ricordo che tutti i nostri pennelli sono vendibili separatamente, quindi non dovete comprarvi un kit, ok? Scegliete il pennello che vi può servire
sempre ovviamente www.bmagenta.it. Ok, hai visto Veronica? Questo qua, così finalmente abbiamo scoperto come uno dei possibili utilizzi del pennello a ventaglio. Ecco qua. Quindi io mi ero già preparata ovviamente. Intanto magari ve lo faccio vedere senza i riflessi. Riuscite a vedere l'effetto che è venuto? Guardate che bello che è. Lo trovo bellissimo.